Allora parliamo di sport, gli aggiornamenti in casa Pescara che in attesa dell'ufficialità è comunque pronto per svolgere il ritiro a Palena dal 16 luglio al 2 di agosto. In questo lasso di tempo certa l'amichevole con il Giuliano, allenato da Giuliano Bertotto. Nell'ultima stagione i campani si sono classificati all'ottavo posto del girone C con 53 punti. C'è invece la data, il 12 agosto, del test al Dei Marsi contro l'Avezzano, che ricorderete nell'ultimo campionato di D si è classificato al terzo posto. Nei playoff la squadra di Pagliarini, subentrato a Ferrazzoni, venne eliminata dalla San Benedettese, poi sconfitta in finale dall'Aquila di Cappellacci. Intanto sembra fatta per l'ingresso nel Pescara con una quota del 20% di Rosettano Navarra. Giorni ci sarà l'ufficialità, imprenditore di Ferentino che 20 anni fa provò a rilevare il club anche da Pietro Scibiglia. Per il Toto allenatore ancora nessuna novità su TSR, ricordiamo una sola chiacchierata al telefono lo scorso 1 giugno con Dellicari, poi al momento nessun altro cenno di contatto da parte del Pescara, come ha ribadito anche ieri il tecnico veneto.